dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. La messa crismale è quasi epifania della Chiesa. Questa impegnativa affermazione che si trova nel Pontificale Romano concentra un passo famoso della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Vaticano II sulla liturgia, che dice così: «La principale manifestazione della Chiesa si ha nella piena e attiva partecipazione dell'intero popolo di Dio, soprattutto quando è riunito nella Chiesa Cattedrale insieme al Vescovo, al Presbiterio e ai Ministri, nella medesima celebrazione eucaristica». Parlare di questa messa come di una epifania, di una speciale manifestazione, farebbe pensare alla celebrazione della gloria della Chiesa. L'Epifania di Cristo, infatti, è la sua manifestazione a tutti i popoli, con i magi che lo adorano e gli offrono doni, e la sua manifestazione a Israele, nel miracolo delle nozze di Cana. L'Epifania della Chiesa, allora, non può essere che la dimostrazione di ciò che è: un popolo di Dio in cammino, ministri e laici, consacrati e sposi. Manifestazione, sì, non però ostentazione. L'Epifania di Gesù, infatti, oltre che a Betlemme, insieme ai magi, e a Cana, insieme agli sposi, comprende anche un terzo evento: il battesimo di Gesù al Giordano, insieme ai peccatori. C'è una nota apparentemente stonata in questa Epifania. Finché Gesù si manifesta Re, Dio e Messia, tutto bene. Finché si manifesta sposo, ottimo. Ma quando si manifesta debole, quando si mette in fila con i peccatori e si sottopone al rito purificatore, qualcosa scricchiola. Eppure è proprio lì che il Padre si fa sentire, diversamente da Betlemme e da Cana. È su quelle acque un po' fangose che si ode per la prima volta la voce dal cielo: «Questi è il Figlio mio, l'amato». La voce del Padre non risuona a Betlemme,
e neppure a Cana, quando sarebbe stato più logico compiacersi del figlio, perché là veniva adorato o compiva miracoli. La voce del padre risuona invece al Giordano quando il figlio si immerge nella situazione umana, torbida e melmosa, pur essendo lui puro e santo. L'epifania di Gesù non sarebbe completa se dimenticassimo l'abbassamento, la condivisione della nostra condizione fin dai suoi primi passi. Allora anche l'epifania della Chiesa è tutt'altro che uno sfoggio. Noi, popolo di Dio, in tutte le sue componenti, noi corpo di Cristo con le sue diverse membra, noi tempio dello Spirito edificati sul fondamento degli Apostoli, oggi ci manifestiamo, ci mettiamo per così dire in mostra, non certo per gettare fumo negli occhi ed esibire una gloria che appartiene solo a Dio, ma per celebrare Lui, per manifestare che noi, pur essendo immersi nel fango dei nostri peccati e impastati nelle nostre fragilità, pur camminando in fila con gli altri peccatori, vogliamo accogliere la sua voce di Padre, che proclama su tutti: ecco i miei figli, quelli amati. Non siamo un popolo di selezionati o arrivati, siamo un popolo di peccatori in cammino. Questa è l'epifania della Chiesa. Ed è il motivo per cui la liturgia della parola di oggi mescola parole e immagini elevatissime, concetti come consacrazione, unzione, missione, grazia, sacerdozio, con parole invece molto umili e ordinarie. Nella pagina del Vangelo, il debutto di Gesù, si intrecciano passaggi solenni e richiami quotidiani. I passaggi solenni sono la citazione del profeta Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato ad annunciare, una partenza dall'alto, un inizio molto elevato che crea l'attesa di qualche celeste rivelazione. Seguono invece dei riferimenti all'ordinaria situazione umana: poveri, prigionieri, ciechi, oppressi, dal cielo alla terra, anzi sottoterra, passando poi attraverso la vita quotidiana, perché questo debutto di Gesù nella sinagoga della sua città è introdotto da richiami domestici. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, secondo il suo solito, entrò nella sinagoga. È una cornice familiare che non rimanda a eventi straordinari, ma all'esistenza di ogni giorno. Da una parte si sente l'aria del cielo, una missione straordinaria, una consacrazione da parte di Dio. Dall'altra si sente il sapore della terra, una vita ordinaria, un paesino come tanti, i colori del villaggio, la famiglia, gli amici, il lavoro, la liturgia della sinagoga. Gesù è eccezionale nella sua ordinarietà ed è ordinario nella sua eccezionalità. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. In quell'oggi c'è già tutto. Certo, è l'oggi di Dio, l'anno di grazia del Signore che Gesù proclama, ma è anche l'oggi della casa di Nazaret, che comprende le faccende domestiche, la preparazione dei pasti, le pulizie in casa, i giochi in cortile, il lavoro nella bottega, i dialoghi con gli amici. L'oggi di Dio non è un tempo divino che sorvola il tempo umano, è il tempo divino attraverso il tempo umano. L'epifania della Chiesa, allora, per essere davvero manifestazione di Gesù, ha bisogno di impastare l'annuncio del Vangelo con le vicende quotidiane, l'oggi di Dio con l'oggi dell'uomo. Gesù proclama l'anno di grazia del Signore ai fedeli nella sinagoga, ma non solo per loro, lo proclama per tutti, per i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi, cioè tutti noi. La sua epifania è la manifestazione
dell'amore di Dio per tutti. La liturgia solenne di oggi diventa davvero Epifania della Chiesa se dentro a questa celebrazione eucaristica noi portiamo l'oggi della nostra vita quotidiana, la condizione comune delle persone, la normalità dell'esistenza. Se portiamo all'altare, come fedeli e come ministri, le lacrime dei fratelli e delle sorelle sofferenti che incontriamo, i dubbi di coloro che cercano e non trovano, la rabbia di chi vive oppresso e sfruttato, la testimonianza di chi lavora onestamente, educa figli e nipoti, il dolore di coloro che sperimentano malattie e fragilità e l'ansia dei loro familiari, i sogni dei ragazzi e dei giovani, le preghiere delle persone umili, le delusioni di chi nelle nostre comunità non ha trovato accoglienza, le ferite e le gioie di ogni giorno. Questo oggi umano confluisce nell'offerta del pane e del vino e diventa l'oggi di Dio, l'Epifania della Chiesa.